Eccoci qua ragazzi, scusate ma la connessione è saltata, quindi adesso spero di stare con il coach almeno per salutarvi. Eccovi qua. Scusate ragazzi, è saltata la connessione, comunque quel pezzo di diretta è stato salvato, quindi per chi comunque volesse guardare l'altro pezzo io l'ho salvato. Quindi coach, non ti preoccupare, ho salvato tutto perché sono super tecnologica. Ho idea che quando. Eccolo qua Filippo. Visualizza. Trasmetti in diretta. Ce l'abbiamo fatta! Adesso attendiamo il coach, ma io non ho capito se, se il problema di connessione è suo o è mio, non lo so. Ce l'abbiamo fatta. L'ho salvata la diretta, Perfetto, preoccupate. perfetto. Benissimo. Se no mi linciano domani le storie. infatti, niente, dove eravamo arrivati? Perché qua ti ho Al chiamato fatto qualche. che dobbiamo entrare in condizione volendo. Vabbè, ancora il tempo c'è, mancano 14 settimane, 12, perché 12. diciamo, abbiamo in ballo anche un'altra idea, quindi ora vediamo di metterla a punto. E comunque abbiamo tutto il tempo possibile e immaginabile per. Io la dieta la faccio. Tu la dieta la fai e si vede, quindi non mi posso lamentare assolutamente di nulla. Anche perché, ragazze, quando non fate la dieta io me ne accorgo, quindi è inutile che voi mi Esatto. dite che la fate. Infatti un giorno ho mandato una foto al coach con scritto il frigo così Oh potevo uscire con Luca, la auguroni frutta. per domenica, Luca, auguri, auguri, auguri. Ciao Luca. E lui mi diceva, guarda che io anche se non ti vedo e tu mi mandi il check, io che tu hai mangiato lo vedo lo stesso. Per non Fami, parlare del fatto che... la 38,2 di febbre, una pazza Ciao scatenata. Pami! Eccola! Anch'io ti ho accompagnato nei giorni scorsi, comunque. Ma diciamo che la febbre l'ha preso un po' tutti in questo periodo. Ci sono stati ragazzi che, diciamo che quasi tutti mi hanno detto ho avuto la febbre, tutti, tutti, proprio tutti. Coach, tu che sei più grande alla fine ci freghi tutti. No, io ancora niente, io ancora niente, dai, ancora resisto. Diciamo, a me la febbre viene una volta ogni 4-5 anni, quando viene però mi dà una bella mazzata. Poi ragazze, voi dovete stare attente. Quando il coach, dopo che vi siete allenati, vi chiede voi, volete andare in pasticceria? Voi dovete rispondere no, perché è una prova di verifica se voi la dieta la fate. Hai capito, Paola? Hai capito? Ragazzi. E sappiate che io per andare a Palermo e sgarrare, io ho detto al coach, piuttosto non sgarro fino a quando non arriva quel giorno, ma io là vengo e mangio. E lui mi ha detto, vabbè. Che poi vedete, si può affrontare benissimo la preparazione ridendo e scherzando, non c'è bisogno di fare le Io quelle che facce. stanno sempre col muso non le capisco, cioè. Poi Ma dai. alla mia età, a meno che non ci sono problematiche gravi dietro, non lo concepisco. Ma sì. Coach, a Palermo dove? Come si chiamava la pasticceria? Ma possiamo fare pubblicità qui? Se ci arriva magari qualcuno, se ci arriva Ma magari qualche. magari mi offrono il post-gara non consapevoli di quanto mangio. Ecco, allora siamo andati in una delle migliori pasticcerie di Palermo, diciamo che qui i ragazzi hanno mangiato dolci per circa un'ora di seguito, senza fermarsi, un po' tutti, eh. Io mi giravo a Paradise, destra e brava Mai. a sinistra. No, è New Paradise, New ormai. Paradise, Ecco. ecco. Quindi, Per farvi diciamo capire che. che il coach quando è ora di fare la dieta si fa la dieta, però quando ti deve premiare ti premia comunque. Beh, Diciamo. ragazzi, alla fine, quel giorno era un giorno di festa. Un giorno di festa che è stato un giorno molto coinvolgente. Io ho un rapporto con i miei ragazzi speciale, io lo dico sempre. Quindi, poi quest'anno ho davvero un gruppo eccezionale. E infatti quel giorno si è dimostrato un po' tutto com'era quello che Si è. Ragazzi che non emozionarono. si conoscono, ragazzi che non si conoscono, che comunque sì, noi abbiamo un gruppo su WhatsApp, quindi ci conosciamo tutti su
tutti si conoscono tramite WhatsApp, però non si, raramente si vedono, però sono comunque ragazzi che si rispettano e si vogliono un gran bene, è quello che ho visto io proprio dal vivo. Poi saranno migliori, alcune già le conoscevo comunque, e come atleta le ho sempre stimate tantissimo, anche quando le ho viste anche all'Arnold, quando ci siamo conosciuti, comunque, insomma, cioè, quando va detto, va detto. Poi se nel bodybuilding c'è gente che vuole morire invidiosa, quella è un'altra storia, però... Ma sì, ma che lo faccia pure, dico alla fine. Esatto, Come, cioè... come quella persona che scriveva a te, no? Ah sì, Dico, alla no, perché fine ragazzi è nata la storia che ho detto non posso non si più fare i capisce il lampichini. perché. Non posso fare i lampichini perché sono troppo grossa, è il sogno della mia vita. Cioè, quando ti dicono che sei troppo grossa, cioè io mi emoziono perché fino all'anno scorso ero troppo secca, quindi... Quante volte a settimana ti alleni? Io mi alleno 5 volte a settimana con i pesi e 6 con il cardio. No, 5 con il cardio e 5 con i pesi adesso. Beh, quindi sono 11 volte, ragazzi. Non si scherza, diciamo. Se ti prepari bene per una gara, non si scherza. Non me lo direbbero loro, figurati se glielo penso. Attenzione, non è l'entrare in palestra e uscire dopo 4 ore. No. Le due sedute sono completamente distanti l'una Sì. dall'altra. Poi Filippo è molto attento, cioè nel senso mi ha chiesto a che ora ti svegli, a che ora vuoi fare il cardio, a che ora ti vai allenare. Cioè, non è proprio improvvisato, ecco. Infatti quando mi scrivete, ma quanto fa cardio fai, a che livello, a che pendenza, ragazzi, dipende. Io per esempio ho questo che mi dice quello che faccio dalla mattina alla sera, quindi controllo anche il battito per esempio, perché sennò veramente fare Scusa, nuoto a questo di qua casa... che dice il capello corto ti fa sexy, lo dice a te o a me? A te no che ce li hai lunghi. Ma io sto pensando, siccome i miei sono stati sempre corti, I miei sono miei, non quindi. sono extension. Infatti. Quante gare hai in programma? Quante esattamente non lo so. Diciamo che noi partiamo con questa stagione 4 sicure, secondo me. ad aprile, a metà aprile. Dopodiché da lì noi non programmiamo mai le gare, ne abbiamo queste due da fare sicuro. Quindi, anzi, una è nata ora. Da lì i Ti sveglio risultati che forse per otteniamo questa ci gara. diranno come comportarci, perché se il risultato non dà, cioè anche il risultato di forma portato sul palco, ragazzi, perché fondamentalmente è inutile che uno dice, cioè io cercherò nel modo più possibile immaginabile sulla faccia della terra di fare arrivare già dalla prima gara Silvia in formissima. Però c'è anche da dire che non ho mai gestito Non ci Silvia gli ultimi conosciamo. giorni della gara. Quindi Anche anche lì perché quando gli ho detto io cosa facevo pre-gara, lui mi ha detto oh, no, io non faccio assolutamente così, io faccio al posto. Quindi già Quindi questo. da lì si deve vedere, anche se diciamo il monitoraggio poi diventa molto, ma molto frequente, cioè quasi ogni 2 ore c'è un monitoraggio da parte mia negli atleti, specialmente l'ultima notte, gli ultimi 2 giorni. Io prediligo stare con i miei ragazzi sempre dagli ultimi 2 giorni in poi, perché la gestione l'effettuo vedendo l'atleta, non c'è assolutamente nulla di scritto, ma come un po' tutta la preparazione. Quindi è la risposta dell'atleta che mi dirà come proseguire. Però, come ho detto poco fa, possono succedere tantissime cose, quindi cercherò di portare Silvia al 100% già dalla prima gara. E da lì, sicuramente, se faremo già da subito bene, allora si aprirà uno scenario che diventa molto, molto ambizioso. E le Mi viene ambizioni non ci l'ansia. mancano. E le ambizioni non ci mancano, quello è poco ma sicuro, le ambizioni non ci mancano. Però siamo anche coscienti che se ci sarà da fare un passo indietro, noi lo faremo e magari anziché programmare 2 gare a distanza di 15 giorni, magari l'altra si programma
a 3 settimane, a 4 settimane, il tempo giusto che ci vorrà per aggiustare determinati dettagli. Quindi sicuramente andremo sicuramente alla ricerca della forma migliore, questo lo possiamo garantire. Poi dipende perché anch'io non mi conosco in realtà, perché un conto prendere un atleta esperto che si conosce, ma io non mi conosco, cioè io quando gli ho mandato il check ieri, io ho detto Filippo, io non so come ho fatto, anzi 3 giorni prima ti avevo scritto, Filippo guarda che io mi vedo le gambe la metà, perché Sì. io ho sempre il problema delle gambe. E lui Sì. dopo guarda il video perché gli avevo mandato un video e lui mi fa, c'hai ragione, ma io non so nemmeno io, cioè come era possibile. Quindi anche questo è il fatto di imparare a conoscersi, a conoscere l'atleta, perché il coach fa un grande lavoro, ma se voi non date i Ciao giusti Alida. feedback, è difficile anche per lui, perché se io non gli do il feedback, oggi ho fame, sto morendo di fame, ho sempre fame. Comunque, oppure gli dicevo che per me fare tutti i giorni un'ora di cardio era devastante, cosa che ho fatto nelle mie precedenti preparazioni, perché purtroppo io sono così, se tu mi dici una cosa io la faccio. Anche se sto male, e lui mi ha detto: no, faremo questo, questo e questo, però sapere cosa fai e poi i risultati arrivano. Cioè, io non penso che nemmeno lui si aspettava in 10 giorni un cambiamento così, No, no, spero. questo no. Io ero sicuro del cambiamento che avresti fatto nei mesi, ma in 10 giorni questo no, assolutamente. È stata una sorpresa anche per me. Scusate. Con la malattia di mezzo. Diciamo che il corpo è un po' così. Poi, ovvio, io mi sono sempre allenata, cioè, nel senso, io non vi sto dicendo che la condizione viene fuori per miracolo, perché vi dovete allenare duro, vi dovete fare la dieta e basta. Cioè, quello, secondo me, non è che ci sono segreti nel bodybuilding, semplicemente ti deve piacere. Cioè, tu quando ti alleni non devi spostare i pesi, ma devi pensare che lo stai facendo perché vuoi qualcosa. Nel mio caso, con Filippo io mi incazzavo perché dicevo io non sento le spalle lavorare. Allora voglia preattivazione e poi scaldati bene. Insomma, è stato un lavoro un po' lungo perché comunque non è facile far venire fuori i muscoli a chi non li ha mai avuti. Cioè, questo è il punto. Beh, ma diciamo che tu i tuoi muscoli non li hai mai avuti, non per una condizione del tuo corpo, che non è. Ci sono tantissime ragazze che si allenano anche bene, che non riescono assolutamente a mettere un centimetro di massa muscolare. Però nel tuo caso era proprio un fattore di nutrimento, cioè tu facevi delle preparazioni troppo, troppo estreme e troppo per poco tempo. Bisognava, come ti ho detto all'inizio, bisognava solo fare una gara programmata a medio-lungo termine e poi sarebbe arrivato il risultato che adesso abbiamo avuto. Però magari questa era una fase che si doveva attraversare per forza, perché tu, ricordiamolo a tutti, non è da tantissimo che sei nel circuito del Un anno. fitness. Da quanti anni è? Uno. Uno. Quindi diciamo, Silvia veniva da uno sport completamente diverso. Era professionista di basket, giocava a basket, aveva il futuro già da giocatrice di basket. Lei ha voluto cambiare, si è buttata in questo mondo che chiaramente sconosceva e che non è che dico che ha avuto a che fare con, che me ne guardo bene a dire una cosa del genere, però sicuramente magari con personaggi che non sono abituati ad allenare le donne e Questo sì. che quindi l'idea di portare una bikini sul palco era farla diventare magra e basta. Diventa magra, perdiamo tutto il grasso che c'è in corpo, però con tutto quello se ne andava tutto quello che, diciamo, faceva in palestra, perché poi in palestra, il risultato di quello che faceva in palestra non si vedeva assolutamente sul palco. Anche perché, cioè, sinceramente io mi alleno da quando ho 13 anni, cioè mi sono sempre allenata tutta la vita, cioè mi allenavo anche 6 ore al giorno quando giocavo a basket, quindi come vi dicevo per me era anzi forse poco allenarmi un'ora al giorno, cioè per me io mi sentivo
spaesata, tra virgolette. Sì, molto Però limitata, infatti. mi piaceva. Io sono così, cioè io vado, faccio. Alla fine il fitness, il bodybuilding è altro, quindi si deve rispettare lo sport che si fa. Bene, noi abbiamo voluto fare questa diretta per ringraziare tutti quelli che ci sostengono, a tutti quelli che ci hanno scritto. Mi è arrivato un messaggio stamattina da parte di un mio collega parecchio famoso che mi ha fatto molto piacere, e quindi vedendo anche ciao, ciao Adriana. Ciao a tutti! Vedendo anche il riscontro che abbiamo avuto in questo post, mi è sembrato giusto fare una diretta anche chiaramente con Silvia, che è colei che diciamo, ha portato avanti questo mio pensiero. E Silvia, io sono veramente contento, diciamo, che abbiamo iniziato questa collaborazione, perché dal giorno in cui ti ho vista lì a Barcellona a oggi sei completamente un'altra persona, ma non solo di fisico. Vabbè. Ti vedo sorridere, tranquilla, felice, Ragazzi, vi sicura, giuro che fare la sicura di te diretta così stessa, e questo tranquilli non è è il premio scontato, migliore. eh. Sì. Io infatti mi sveglio e gli scrivo grazie Filippo, perché io vi auguro di trovare una persona così, perché Beh, io questa. scrivo, tu scrivi grazie Filippo, io scrivo grazie a te per la fiducia, perché a quei tempi non era facile assolutamente affidarsi a qualcuno. Non mi fido di nessuno, lo premetto di base, cioè io gli uomini, quindi, cioè lo dico, ma non perché Filippo, perché veramente sarà che anche il fatto lui è molto papà, lui è molto presente, quindi c'è un approccio completamente diverso, perché io vedo coach che hanno tantissimi atleti che alcuni manco sanno come si chiama l'atleta che seguono, io non lo concepisco, o comunque gente che si scorda di mandare i programmi, gente che si scorda i check. E Invece io posso comunque questo ritardare a è molto. mandare un programma, posso ritardare a mandare un programma, e posso Per anche 2 ore. dimenticare momentaneamente che poco fa mi ha scritto una ragazza che seguo, non è un atleta, però è una ragazza che si impegna tantissimo in palestra e che veramente è soltanto da ammirare, a cui non ho mandato il programma in quest'ultima settimana, ma anche perché lei non mi ha cercato più. Allora, ragazzi, volevo anche dirvi questo. Questa è stata una settimana pesantissima. Questa è stata una settimana dove circa 32 ragazzi si stanno preparando per le loro rispettive gare. E ho avuto da cambiare i programmi a tutti. Sono entrate anche delle new entry, quindi Ciao ho Emi, dovuto come va? fare dei discorsi molto più approfonditi per quelle nuove che sono entrate, e quindi questo mi hanno tolto tantissimo tempo. In più, purtroppo, ed è una cosa che spero di risolvere presto, perché io durante il pomeriggio lavoro stando al negozio, quindi allo Moto Point, e quindi vengo bloccato sistematicamente dalle persone che entrano per comprare gli integratori. Chiaramente, diciamo, alla fine non li posso neanche buttare fuori, perché sono quelli che mi portano il cibo a casa. Quindi, mi scuso con queste persone, però se non vedete la mia presenza per 1 o 2 giorni, voi chiamatemi ancora, mandatelo un messaggino, non vi mettete da una parte a dire: ah, Filippo, ti sei dimenticato di me. Perché quando hai tutte queste Perché è raro. persone, è raro, però quando è raro perché? Perché no, allora noi ci sentiamo spessissimo, sì. Ok? Quindi è raro Perché che mi rompo le dimentico. scatole. È raro che mi dimentico di te, perché ci sentiamo spessissimo, come mi sento spesso con tantissime persone, però ci sono quelle: Filippo, ti sei dimenticato di me? No, no, Andrea, di te non mi dimentico.
di Andrea, come fa uno a dimenticarsi di Andrea? Ragazzi, cioè... No, perché sei piccolo, non ti vediamo, è difficile. Quindi, diciamo, voi chiamate, cioè mandatemi un altro messaggino perché non mi dimentico di voi e che con qualcuno mi sento anche un po' meno. E quindi sfugge, non lo dimentichi, Sì, sfugge ma i perché poi rapporti nel sono momento due e in cui, due, però. nel momento in cui sei sereno ci pensi e dici: ah, ma dovevo mandare la scheda a questa persona. Però sta settimana io infatti lo diceva te, momenti di calma questa settimana non ne ha avuto nessuno. Poi si presenta una come Manuela Fava che dalla mattina alla sera non fa Manu, altro prenoto posto a che... casa il 7 febbraio, grazie. E senza dolci cortesemente, anche se è il compleanno di Silvia, grazie. Grazie. So, il 7 febbraio non vi posso dare lo sta bene, mi dispiace. Vabbè, mi trovo in un posto dove si mangia il pollo. Sì, infatti. Sì, perché ragazzi, e tra l'altro volevo aggiungere che io non mangio più il pollo. Coach, quando andiamo a stage? Il mio coach mi chiede quando andiamo a stage. Ma... Facciamo andare prima i ragazzi, poi ci sediamo tutti e due. Comunque Mauro mi ha detto che mi vede smagrita. Penso se dovessi andare dal mio coach io a dirgli: coach, voglio fare un'altra gara. Io credo che lui è una persona splendida, una persona talmente buona che, ma stavolta due ceffoni me li tira. Ne sono sicuro. No, no, tranquillo, coach, non ne ho gare in programma. Ci sono i ragazzi. Ma non vai con i messaggi vocali di 3 minuti. No, Sì, quelli li odio no. anch'io, cioè no. Ma non te ne manda uno, Manuela, te ne manda due, tre di seguito, quindi sono Lo 9 so, minuti. lo so, Quindi... lo so. Comunque stavo dicendo che io non mangio il pesce, quindi il coach lo faccio dannare ancora di più perché io non tocco pesce da quando ho 13 anni. Quindi quando mi tiro... Quindi con lei il fatto del merluzzo a colazione non funziona, quindi No. ci dobbiamo inventare qualcos'altro. No. Ai ai ai. Questo gradino per il costume continua a non trovare. Ma ci vuole un chiodo troppo grosso, ne ho troppi costumi. Il problema è quello, che ci vuole un chiodo talmente grosso che ne ho tantissimi costumi. Avrò una cinquantina di costumi là dentro. Io ogni anno, ogni gara, compro 3-4 costumi. Non Chiaramente si i sa costumi mai. per l'uomo costano una spesa irrisoria rispetto a quello delle donne. Quindi, diciamo, mi diletto ad avere i miei costumi, poi decido alla fine quale usare, che poi uso sempre lo stesso, dello stesso colore, ragazzi, perché non... Io compro tutti i colori, poi alla fine uso sempre lo stesso. Comunque, in sintesi, se avete qualche domanda, scrivetela. In pratica, non Allora, se avete avete qualche nessuno. domanda, rimaniamo ancora in linea a Sì, farci non penso compagnia. nemmeno che sia online, sinceramente. Quindi, se siete vivi, scrivetelo e scrivete le domande che più vi interessano, sia sull'alimentazione che sull'allenamento, ovviamente. E io, scusate, oggi sono Eros Ramazzotti. Non mi Con una passa. so chiusa, diciamo intorno alla canzone alla Eros, vediamo se No, ma come ti perché viene. no, è che io devo. Sono siciliana in realtà, cioè io sto bene in Sicilia, glielo ho detto al coach che io quando vado in Sicilia sto bene, non mi ammalo, non succede niente. Infatti, quasi quasi vado al ritiro spirituale, pregara. Poi io gli mando le storie quando noi abbiamo il bel tempo qui e lei impazzisce, quindi si trovava con la neve quando gli ho mandato che qui c'erano 20 gradi. No. No, ho fatto così, a Palermo c'erano 20 gradi, sono scesa dall'aereo e c'era la neve. Infatti, dico. Questo è. Vabbè, per non farti perdere l'abitudine più che altro. Ai Quindi ai ai, domande comunque. niente? Quindi domande niente. Vabbè che abbiamo Va bene, parlato 2 ore, però. abbiamo parlato un po' di tutto. Credo che le domande le abbiamo involontariamente Esaurite. risposte a un bel po' di domande. Sì.
Ci Ragazzi, aspettano sì, la adesso chiesa. queste lunghe settimane. Io aspettiamo appunto chi si è collegato poco fa, il giorno 26 in Sicilia per due inaugurazioni, molto importante la presenza di Andrea Presti e Mauro Sassi. Ah, sì. Diciamo che loro ormai in Presidente Sicilia sono della di zona. casa, sono tra le persone che il siciliano del mondo del bodybuilding amano di più. Quindi qui ci sarà veramente una grande festa. Sera numero uno. Ilevi, allora la prossima volta che sei zero carbo, chiamami così ti faccio compagnia. Senti la mancanza dei carbo. Va bene, ragazzi. Va Comunque io bene. sono felice perché ho ricevuto veramente quasi 100 messaggi, non sto scherzando. Io non me l'aspettavo perché, come diceva Filippo, io mi vergogno da un lato a farmi vedere così perché chiunque fa le gare e si vede squartata, è normale che non ci vedremo mai bene. E quindi io dicevo, io mi vergogno, però io sono convinta dei messaggi che voglio dare su questo social perché ci credo tanto, perché credo in quello che dico, in quello che faccio e che voi lo apprezziate a me mi riempie Ma proprio la poi mente. se ci pensi, Silvia, che poi alla fine noi i social lo usiamo veramente, io lo uso veramente poco perché infatti colgo l'occasione pure per dire che da questa settimana, anzi da 2 giorni, proprio Ilenia ha creato la pagina su Sì. Instagram del mio punto vendita e lei si occupa della pubblicazione di tutti i prodotti, di tutto e sta facendo già dai primi giorni un lavoro eccezionale, cosa che assolutamente non avrei mai potuto fare io perché non Non sta hai nella mia tempo. forma mentis di fare cose del genere. Poi non so, non ho molta inventiva mentre lei fa delle cose fantastiche con i social. Però mi rendo conto che c'è gente che ci ha costruito la sua fortuna con i social. C'è gente che con i social ci ha lavorato talmente bene, facendo le romanze, queste e quant'altro, tutti i tipi di, ci siamo capiti, e ci ha creato la sua fortuna tramite i social. Quindi dobbiamo essere presenti nei social. Ciao Luca! E che sarà che per me comunque io ho sempre condiviso tutto perché io Instagram ce l'ho da quando ho 13 anni. Prima non aveva questa visibilità Instagram, ma io ho sempre pubblicato tutto. Infatti se andate indietro vedete tutte le mie foto anche di quando ero piccola, cioè per dire. Quindi per me è un po' rendervi partecipi e dall'altro lato voi mi date tanto, quindi è un continuo scambio. Cioè io pubblico e voi però mi date tutto il resto perché se io pubblico e nessuno mi caga, insomma. Anche stasera c'erano in diretta più di 100 persone, quindi vuol dire che comunque il messaggio è stato recepito, vi è piaciuto e comunque io sono dell'idea che la verità Sì, va sì. sempre di moda, sono di quest'idea qua. Quando la gente racconta le cazzate si vede, quindi. Dunque, in questo mese avremo altri nuovi ingressi molto importanti nel team. Ci sono un paio di personaggi. Allora, noi abbiamo una grossa forza. La nostra grande forza è di non prendere dei campioni affermati. Noi li creiamo e sinceramente stanno entrando a far parte del team ultimamente dei personaggi che secondo me faranno tantissima strada. In particolare vi presenterò una persona che è entrata a far parte del nostro team fra qualche giorno. Perché io non so niente? Ma me lo scrivi prima. No, vabbè, così diciamo. E quindi noi facciamo crescere gli atleti in casa nostra, poi gli atleti se ne vanno. Quando diciamo che quest'anno il 2018 è stato un anno un po' particolare, ci sono state delle perdite illustri che
illustre, diciamo, relativamente, perché visto come si sono comportati, potevano andarsene anche già prima. Che a parvenza di tutti dovevano causarmi un danno abbastanza grosso. Beh, diciamo che il mio team è cresciuto in maniera smisurata dopo che sono andate via queste persone. I risultati che abbiamo avuto sono stati abbastanza soddisfacenti. Abbiamo portato quattro persone all'Arnold, tre sono arrivate in finale. Due potevano anche vincere tranquillamente. Quindi, alla fine, credo che quello che abbiamo fatto quest'anno, nell'anno che è passato, scusate, nel 2018, è stato un ottimo anno. Confidiamo in un 2019 dove ci prenderemo delle grandissime soddisfazioni. A differenza di altri coach, noi quest'anno non abbiamo preso neanche una Pro Card. E solo per Però un tu semplice non hai motivo. atleti, aspetta, però specifico, tu comunque gli atleti che hai li sei, cioè li porti, tra virgolette. Ma volevo specificare questo perché ci sono delle parole che vengono dette che sono assolutamente sbagliate. Io, se l'atleta vuole andare a gareggiare in Pro League, nessuno glielo vieta. Il mio mestiere è fare il coach. L'atleta va a gareggiare nella federazione che vuole fare. Chiaramente porto l'atleta a una base di ragionamento, che la mia sarà sbagliata, sarà quella che volete voi, ma io ragiono così. Se a me, ma mettiamola su questo caso, se a me domani mi dovessero venire a offrire una Pro Card, io gli dico: ma che mi cavolo mi state dando a me sta Pro Card? Ma a chi devo fare ridere andando a fare una gara Pro? Quante Pro Card sono state date quest'anno ad atleti che la meritavano veramente? Quante Pro Card sono state vinte come quella che ha vinto il signor Andrea Presti, che era qui presente poco fa? E sai qual è la differenza? Che Andrea Presti invece è rimasto umile. Questa è la differenza. Andrea è una persona, lasciamo perdere, perché lui è una persona fantastica, dico. Lui quasi non fa testo perché è la persona perfetta. Quante Pro Card, cioè io ho visto gente che a prima gara vince una Pro Card. Non vincono campionati, nessuno che neanche un campionato regionale, e vincono una Pro Card. Cioè, questa è una cosa che io posso andare controcorrente, cosa vale? Mi possano odiare tutti, ma è una cosa che io non accetterò mai, perché io ci ho buttato il sangue nel bodybuilding. 30 anni ci ho buttato nel bodybuilding e non mi sono sognato mai di vincere una Pro Card, solo per il semplice motivo perché il seguito non lo vedo da professionista il mio, perché da professionista assolutamente non avrei potuto dire assolutamente nulla. Siccome a me non piace andare a fare le gare salendo da una parte e scendendo dall'altra, a me piace quando salgo sul palco, quantomeno devo credere di andare a fare qualcosa di buono, la Pro Card io la rinuncerei. Ed è quello che dico ai miei ragazzi. Io non ho ragazzi, non ragazzi all'altezza, che non sono all'altezza di fare una gara Pro League, perché di gare semplici in Pro League quest'anno ce ne sono state fin troppe ed è inutile nasconderlo. Ma non ho ragazzi all'altezza di andare a tenere il passo nei professionisti. Anche perché il livello si alza anno in anno, questo è il fatto. Cioè, per dire, E io quindi divento di più. che cosa volete fare? Volete passare professionisti? Ormai, se passate professionisti, non è più come 10 anni fa che vi arriva il magnate di turno, vi offre un contratto milionario e finite di lavorare. Cioè, ormai sei professionista Pro League e ti attacchi al tram, come si suol dire, se non sei un fuoriclasse come Andrea o se non sei un fuoriclasse come Muzzi o Sì, ma come se Andrea non comunque sei. lavora, cioè io questo voglio dire. Dico, ragazzi, saranno 4-5 le Pro Card date giuste quest'anno, ma le altre 400 sono
Procarde di ragazzi che assolutamente non avranno futuro, non gli rimane altro che rinunciare alla Procarde e ritornare indietro. E allora che cosa abbiamo fatto? Fare ragionare i ragazzi e portarli in una federazione che è quella dove ho gareggiato io per tutta la vita, che per quanto mi riguarda al momento è la federazione amatoriale più adatta e più conveniente. Non conveniente a livello di risultati, perché è più Io in difficile categoria ho pure 24 atlete. la IFBB Elite nell'amatoriale è molto più difficile della Pro League. Sono dati di fatto. Quindi facciamo delle gare con gente veramente preparata. Quando ci sarà da fare il passaggio, come ho detto a Peppe Riserbato, come ho detto ad altre ragazze, perché io in mente già ce li ho chi può fare quel tipo di vita lì, cioè quella carriera. So chi può fare quella carriera, quindi quando sarà il momento, siccome visto e considerato che si tratta di ragazzi veramente giovani, ecco, Giuseppe scrive vero, confermo, ma noi diciamo solo la verità, Peppe, non, è Io sono inutile la più piccola nascondersi del team, comunque. dietro il falso. Nel momento in cui saremo in grado di affrontare, di essere preparati per affrontare anche in breve tempo una gara una gara da professionista, allora andremo a fare le gare Pro League. Quindi è questa, non sono io che dico io porto tutto in FBB Elite, nella maniera più assoluta. Io faccio il coach, il mio atleta dove vuole andare a gareggiare, va a gareggiare. Si parla, si riflette insieme, se si deve scegliere una strada, si sceglie quella strada. Pronto. Come probabilmente già quest'anno un paio dei miei ragazzi li porterò già direttamente in Pro League. Ma perché anche a livello strutturale al momento non c'è una categoria che li rispecchia nella IFBB Elite. Quindi anche questo può essere un passaggio obbligato. Tutto qui. Quindi cortesemente a tutti quelli che dicono no, Filippo in Pro League non ne porta, no, levatelo dalla testa, non è così, nella maniera più assoluta. Va bene. Silvia, tu, Io sono dopo l'ansia. quest'anno, se vorrai andare in Pro League, No, io io il credo che ragionamento che ho fatto è uno. è giusto fare le cose seguendo degli step. Io ho cominciato, forse perché io sono abituato così, io ho cominciato tantissimi anni fa a gareggiare dove vincevi il campionato regionale e facevi il campionato sud Italia, vincevi il campionato sud Italia e facevi l'italiano. Le qualifiche le vedevi così. Per andare a fare un campionato mondiale dovevi andare a fare la gara di qualifica vera e propria e dovevi vincerla, non piazzarti, dovevi vincerla. Ho fatto 5 mondiali dove il massimo che poteva portare una federazione di atleti erano 8 atleti. E quindi è normale che questo bodybuilding di oggi mi lascia un po' perplesso. Quando in nazionale per andare a fare un campionato europeo ci sono 100 atleti italiani. Cioè per me suona strano. È già tanti anni che funziona così, però ancora per me suona strano, perché poi sento dire da ragazzi, no, io ci vado a fare l'esperienza. Ma vai a fare l'esperienza, qual è E la quanti la mentalità di fare spendi, cioè? l'esperienza? Vai a Ma spendere 1000 euro per andarti a fare una gara per salire e scendere? infatti io ci Assolutamente non tengo lo a dirlo concepisco. questo, cioè io non mi sarei mai sognata di fare una gara internazionale, sinceramente, perché comunque ero molto indietro e nemmeno io mi aspettavo comunque di svilupparmi così in fretta, tra virgolette, perché cioè, io sono dell'idea che se devo prendere una pacca in fronte preferisco non gareggiare, perché comunque i soldi li caccio io, non ho né mamma né papà che me li danno. Se devo spendere Infatti. 500 euro per fare una figura di merda, non ci vado. Cioè. Comunque. Vedremo. Vedremo. No.
Peppe, mi piacerebbe anche a me la lo so, ne abbiamo parlato parecchio tempo e parecchie volte. Diciamo che sappiamo benissimo quali sono i nostri programmi. Di certo una gara in Pro League bisogna mettere su peso per fare la tua stessa categoria. Ecco, lì magari sui Memphis Heat c'è una differenza sostanziale, visto che la Pro League non ti dà quasi limiti. Sinceramente a un ragazzo che oggi in gara va a 73 kg, di trasformarlo in 6 mesi ad andare in gara in 80 kg, no, 82 kg, non vedo quale sia se è una cosa tanto giusta perché in tutto in Beh, vedendo invece fare nomi, però in questo caso ci vuole perché vedendo un grandissimo talento come quello di Francesco Montuori, che ha guadagnato una Pro Card legittima vincendo un titolo assoluto, quindi una di quelle Pro Card veramente vinte con i fatti. Nel momento in cui ha dovuto fare il salto di qualità, ha trovato delle difficoltà allucinanti. Grazie. Perché specialmente un Memphis Heat, se prende tanti chili, in poco tempo può avere delle problematiche a livello di linea e lì diventa da vincente va a finire che Francesco ha fatto un po' di gare, si è classificato male e anche lui, diciamo, ha avuto periodi di stare male, di non credere più in lui. Dico, è per me assurdo che un tipo come Francesco che non crede più in se stesso, perché per me è un talento talmente così grande che come atleta è assolutamente indiscutibile. È grosso, quando si vuole tirare si tira, ha tanti muscoli Ha addosso tanti muscoli addosso, è davvero eccezionale quel e se ragazzo, li può quindi permettere comunque, sì. perché non tutti si possono permettere tot muscoli addosso. Cioè, per dire, ci sono tante ragazze che anche nel mio caso si paragonano a me, che dicono: ma tu in 3 mesi hai messo su così tanti muscoli. E cioè, nel senso, nemmeno io lo sapevo, è genetica, cioè. Ma noi non abbiamo sconvolto assolutamente nulla, cioè No, abbiamo ho soltanto solo mangiato, cioè, sembra Si è una boia, allenata ma è un po' così. più, si è allenata di più con i pesi e ha mangiato di più. Pulito, non sporco. Pulito. Quindi ha tenuto la dieta per le prime 6 settimane, ha tenuto la dieta sempre senza fare nessun. 10, scusa. Per le prime 10 settimane ha tenuto una dieta senza fare nessuno Per mia sgarro. scelta, eh. Comunque per mia scelta, quindi meno Quindi, male. diciamo, alla fine. I risultati se lavori bene arrivano, non c'è niente da fare. Non ci siamo prefissati, dobbiamo prendere 5 kg, 6 kg di muscoli. Noi dovevamo cambiare la nostra struttura, punto. E l'ha fatto con grandissima forza, con grandissima tenacia e adesso siamo qua e parliamo assolutamente d'altro. È vero. Comunque io direi di chiudere, che qua se no nemmeno me la salva la diretta, perché Sì, fanno infatti. aspettare l'ora. Vi Ciao saluto e ti ragazzi, ringrazio, grazie di cuore ragazzi. a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie Grazie a te davvero. Silvia, ci sentiamo in Bacione. questi giorni. Un bacio, buonanotte a tutti. Ciao a Ciao ragazzi, tutti. ciao ciao.